Faccio un saluto, come mi è stato chiesto di fare. Il mio saluto comincia con i primi anni Ottanta, quando da questa facoltà partivamo per andare a Lugano a vedere le case unifamiliari di Mario Botta, da Livornetto alla Casa Rotonda, su cui era uscito un libro con un divertentissimo fumetto, questo atterraggio della Casa Rotonda. Ora è Botta che viene a Pescara per svariati motivi. In particolare quest'estate, ho visto Cesare Manzo da qualche parte, c'è stato questo fuori uso nel piano interrato di Opera, che è stato un evento straordinario, di nuovo per l'appunto proponendo poi un rapporto tra un'architettura, addirittura il cantiere e l'arte, che tanto ci sta insegnando negli ultimi anni. Quindi ringrazio ancora Mendrisio e questa grande apertura di una scuola che ha visto la partecipazione di personaggi straordinari come Zumthor, Mateus, Legrafto. Ecco, questa dell'apertura io spero che sia un tema di questa facoltà sempre più rinnovabile. Io vorrei che la facoltà si spalancasse. Io spero e credo in nuove future collaborazioni, di cui oggi sicuramente è una tappa importante, ma è quasi un inizio, un reinizio. Grazie. Buongiorno, io sono Gennaro Zecca, mi scuso per la pubblicità. Sono l'amministratore di un gruppo di famiglia che si occupa di energia da 1905, quindi diciamo, la tendi non sospetti, ma sono qui in veste di membro socio della Fondazione Aria, membro del Consiglio di Amministrazione, che è la fondazione che anche grazie, soprattutto grazie al motore e alla caparbietà e alla dinamicità di Maria Antonietta Firmiani ha permesso tutto questo. E il mio compito è semplicemente quello di portarvi i saluti della Presidentessa Elena Petrucci, anche di Arrigo Marraniero, dovrebbe essere qui, lo stiamo aspettando, che è il Vicepresidente. Raccontarvi semplicemente che cos'è la Fondazione. La Fondazione è nata dall'idea di un'alzata idea di un gruppo di imprenditori, di industriali che si sono riuniti attorno all'idea di promuovere attraverso l'arte la cultura contemporanea anche il territorio. Che cosa c'entra l'arte con l'industria e con l'impresa, l'arte contemporanea con l'industria e con l'impresa? È una domanda a cui personalmente sto cercando di dare una risposta che abbia un senso compiuto, ne parlavamo prima di entrare anche con Roberto Mascarucci. Probabilmente un legame alla complessità. In un mondo dove vivere è molto complesso e fare imprese è ancora più complesso, anche l'arte contemporanea ha un livello di complessità molto, insomma, che non arriva sicuramente a tutti. Il legame alla complessità, ma al di là di questo, credo che il motivo per cui gli imprenditori si uniscono in fondazione, in una fondazione che si occupa di arte, sia sostanzialmente che l'imprenditore non deve più occuparsi della propria azienda, del proprio prodotto, del proprio servizio, ma soprattutto della società in cui vive e del territorio in cui opera. Solo con lo sviluppo della società in cui opera e del territorio può sperare che si sviluppi anche la propria azienda. Quindi la fondazione è nata, ha fatto questo premio che poi si è articolato in vari eventi, questo è l'ultimo credo, se non sbaglio. E il premio che è consistito poi nel dare la possibilità ad una studentessa che ha fatto le fotografie di fare uno stage presso lo studio di Oliviero Toscani. Quindi la fondazione ha in qualche modo cercato di scoprire, individuare un talento, di dare a questo talento una chance, perché questa chance poi diventi per noi un'eccellenza e quindi una ricaduta sul territorio e quindi indirettamente uno sviluppo del proprio territorio e quindi indirettamente uno sviluppo delle imprese che lavorano sul territorio. Quindi è un percorso lungo che nasce da una nuova visione dell'imprenditore del mondo che lo circonda, non più business, non più solo prodotto, non più solo servizio, ma soprattutto il miglioramento della società nella quale si opera. Quindi il premio è un piccolissimo seme che abbiamo lanciato, però è un terreno che probabilmente è più fertile che noi abbiamo, che è il terreno dell'imponderabilità, cioè da un piccolo gesto, una chance data alla studentessa, può ritornare al territorio e quindi alle aziende che vi offrono una grande opportunità che è quella di sviluppo. Io non ho altro da dirvi, se non rinnovare i saluti, rinnovare i ringraziamenti, non posso spendere una parola di presentazione delle persone che verranno dopo di me, del marchietto Botta, della dottoressa Mattiroli, perché non hanno bisogno di presentazione perché io comunque sarei meno adatto a darle. Quindi lascio la parola a Roberto Mascarucci. No, non lascio la parola a Roberto.
ecco, soltanto... Lei non è Roberto Mascarino. No, delle informazioni tecniche, intanto benvenuti a tutti e un meraviglioso grazie a Noam Tirolo e Mario Botta che ci onorano della loro presenza. E questo progetto, come vedete nelle immagini, è nato appunto l'anno scorso, il 30 novembre, qui dove con Achille Politolivo e Livio Toscani abbiamo lanciato questo premio. Quest'anno è aperto anche agli universitari, quindi tutti voi vi potete iscrivere con la possibilità appunto di questo primo premio come stage presso lo studio di un grande autore. E abbiamo portato qui questi due grandissimi autori che sono comunque nella giuria del premio, quindi insomma per dire che facciamo tutte le cose alla grande, no? Anche se è un piccolo inizio. E quindi coloro che poi hanno effettivamente valutato i lavori dei ragazzi di quest'anno per scegliere poi la vincitrice. E quindi ci auguriamo che molti ragazzi vogliano partecipare, ma soprattutto con l'idea che questo diventa un modo per leggere il territorio in cui viviamo. Infatti la fotografia è, tra virgolette, una scusa in realtà per approfondire la conoscenza di quello che ci circonda, tant'è che quest'anno il tema di quest'anno sarà l'architettura del lavoro, ed ecco perché Mario Botta e Anna Mattirolo, che si occupano appunto di forme, la forma dell'architettura, della vita, insomma, che ci circonda, e il museo come luogo di celebrazione, tutto sommato, di lettura della forma della contemporaneità. Quindi a presto per tutti coloro che vorranno partecipare. Bene, allora abbiamo detto tutto riguardo alla cornice dentro la quale si colloca questo intervento. Oggi entriamo nel merito e a me il compito di introdurre gli ospiti, Mario Botta e Anna Mattirolo, nell'ambito di questa seconda edizione del premio Territorio Abruzzo. Una seconda edizione che guarda di più, come diceva Maria Antonietta Firmani, guarda di più alle forme del territorio. E questo è il motivo per cui è stata affidata a me, che per chi mi conosce insegno urbanistica in questa facoltà. Parliamo di territorio, parliamo di progettazione del territorio. Ci sono due motivi, io voglio in questa brevissima introduzione parlare solo dei due motivi che legano l'urbanistica o la progettazione del territorio alla fotografia. Premio di fotografia, ovviamente, come diceva Firmani, è un pretesto per parlare di forme, per parlare di gestione, di processi di sviluppo del territorio, ma ci sono appunto delle consuetudini di rapporto tra la fotografia e il territorio. Il primo motivo è che tradizionalmente i survey, le indagini che tentano di capire come funziona il territorio sono molto spesso basate sulla fotografia, usano la fotografia per diciamo cogliere l'essenza del territorio. Attualmente c'è l'avanzamento tecnologico che ci porta a usare molto di più le foto aeree e le foto satellitari. Noi oggi facciamo progettazione del territorio usando molto la foto satellitare, ma la foto satellitare è una immagine obiettiva, nel senso un'immagine asettica, mentre la tradizione dello studio del territorio usa la fotografia per cogliere quello che Kevin Lynch chiamava the sense of place, il senso del luogo. E in questo modo la fotografia diventa, secondo me, diciamo, capace di dare quell'apporto che è più, come dire, interpretativo. E ovviamente non posso non citare Gabriele Basilico, che sta dentro l'organizzazione e dentro la giuria, che sarà nella giuria del premio del prossimo anno. Il prossimo anno noi parleremo di forme futuribili, parleremo di architettura del lavoro, di opifici industriali, e chiaramente Gabriele Basilico è stato l'autore di ritratti di fabbriche, ma in particolare è stato lanciato dalla famosa mission photographique della Datar. La Datar, i miei studenti sanno che cos'è, la Datar è un'agenzia francese di Stato che si occupa di gestione del territorio. Negli anni 80 ha affidato ad alcuni fotografi importanti, tra cui Gabriele Basilico, il compito di interpretare il senso dei luoghi del paesaggio transalpino proprio attraverso la fotografia. Questo è il primo motivo.
Il senso del luogo si coglie attraverso un'interpretazione fotografica che non è l'immagine asettica della foto satellitare. Il secondo motivo, per chiudere in maniera molto rapida questa mia introduzione, è legato al fatto, e lo diceva Zecca, è legato al fatto che il territorio viene sempre visto, sempre di più visto come prodotto, cioè come categoria complessa che mette insieme le forme fisiche che sono il portato della geografia prima e della storia poi, con gli aspetti antropici, gli aspetti socio-economici, gli aspetti culturali. Ecco, quindi arriviamo al punto in cui io, appunto, lo dicevo prima con Mario Botta, mi occupo di progetto strategico del territorio, mi occupo di progetto di sviluppo del territorio. Nell'ambito delle nuove direttive della politica comunitaria, da Lisbona a Gothenburg, si parla di coesione e di competizione. Sia la coesione che la competizione tra territori non possono non affrontare il tema del territorio come categoria complessa, che vede insieme alle forme spaziali, della geografia e della storia, le modalità organizzative dell'attività dell'uomo, compresa e in primis la cultura. Dal senso del luogo alla identità del luogo. La fotografia ci serve per capire il senso del luogo, il progetto deve lavorare sulla identità del luogo. Io non amo usare la parola prodotto con riferimento esclusivo al fatto di vendere, no, il territorio, però le questioni che hanno a che fare con la competizione tra territori purtroppo affrontano anche questi temi. Noi vogliamo vendere un territorio e lo vendiamo soltanto se riusciamo a dargli una identità. È qui che entrano in campo le altre due questioni. L'architettura, comunque, l'organizzazione consapevole delle forme fisiche dello spazio, per dirle in maniera più generale, di cui Mario Botta ci parlerà, la gestione degli eventi culturali, il Maxi, Anna Mattirolo è direttrice del Maxi, la gestione degli eventi culturali come momento che riesca ad integrare le forme con le modalità d'uso. Questo è, diciamo, il quadro entro il quale intendo porre la discussione di oggi. Poi do subito la parola a Mario Botta, che ci racconterà quello che vuole, in particolare è arrivato Enrico Barramiero. Sì, prima di dare la parola a Botta vorrei dare ancora un saluto al vicepresidente della Fondazione e poi, dicevo, appunto, Mario Botta, oltre a dirci quelle cose che fa, io lo pregherei anche di fare un accenno alla scuola di Mendrisio, quindi a questa importante esperienza sulla quale noi abbiamo molto, dalla quale abbiamo molto da imparare. E poi Anna Mattirolo, appunto, con riferimento alla gestione delle attività culturali oltre il museo. Enrico Marraniero. Buongiorno a tutti, io vi dico solamente qualche minuto perché penso che sia interessante sentire l'intervento dell'architetto Botta, però ci tenevo a mettere in luce alcuni aspetti, la volontà da fare di investire nella cultura, nell'arte, un po' intesa a 360 gradi, perché gli aspetti culturali riguardano sì, le rappresentazioni grafiche, l'arte, l'architettura, ma per noi è la valorizzazione del territorio anche per quanto riguarda le sue peculiarità e le eccellenze nel settore della gastronomia, dell'enologia, delle arti e delle tradizioni dei nostri paesi. Noi dobbiamo riscoprire tutto questo, perché una riflessione che vi vorrei far fare è che molto probabilmente oggi, in una situazione di globalizzazione, ci sono altri paesi che hanno capacità di innovazione, di tecnologie anche nettamente superiori a quelle italiane. Noi però abbiamo qualcosa che nessuno ci potrà mai togliere e probabilmente nessuno potrà mai ripetere. Noi abbiamo un patrimonio dal punto di vista artistico, museale, culturale, religioso, gastronomico, che ci invidia tutto il mondo. È una nostra risorsa. Dobbiamo essere bravi a valorizzarla, a farla conoscere al mondo, ad attirare
turisti ad attirare risorse per valorizzare appunto questo nostro grandissimo patrimonio. Io non guardo mai al passato, però vi vorrei ricordare che l'Italia ha dominato con il suo gusto, col suo modo di fare, dall'età rinascimentale in poi, il panorama mondiale. I nostri artisti, i nostri architetti si trovavano nelle corti di tutta Europa e di tutto il mondo. La sfida che voi oggi avete è quella di ripetere queste cose. Dipende solamente da voi, dalla vostra passione, dalla vostra voglia di fare, dal vostro amore per il vostro lavoro e per il vostro territorio. Io concluderei con una frase che a me piace molto, che dice che è impossibile poter produrre qualcosa di valore in territorio che non ha valore. Quindi anche per noi, per tutti coloro che si trovano al settore industriale, oggi questo rappresenta un postulato importantissimo. Sviluppo nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto e nell'amore del territorio in cui svolgiamo la nostra attività. Grazie. Mario Bocca. Sì. Allora. Sì, grazie dell'invito. Ho concordato con la dottoressa Mattirolo un intervento di circa 20 minuti, abbastanza concentrato, in modo da lasciare poi spazio alla sua comunicazione e poi lasciare altri spazi di tempo per un colloquio, per eventuali domande, per un eventuale colloquio. La mia riflessione porterà il tema del territorio visto attraverso il filtro dell'architettura. Io credo che in una società attraversata dalla globalizzazione, come quella in cui noi viviamo, la ricerca della propria identità passi necessariamente attraverso il senso di appartenenza a un territorio, alla riconoscibilità di un paesaggio. Tutti noi, per poter vivere in modo ampio, in modo generoso, l'offerta del globale, dobbiamo essere profondamente locali. Allora l'architettura è, come voi sapete, la disciplina che trasforma una condizione di natura in una condizione di cultura e quindi costruisce il paesaggio. Allora io farò questa carrellata molto breve, senza entrare nei dettagli, per mostrarvi più esempi di come il tema dato di volta in volta, anche che poteva essere interpretato in maniera aneddotica, invece è entrato nelle pieghe, nella storia, nella memoria di quel contesto specifico. L'architettura ha un'altra caratteristica imprescindibile, è che è sempre un unico. È impossibile fare un'architettura simile a un'altra a distanza anche di pochi metri, perché cambia l'orizzonte, cambia la luce, cambiano le ombre, cambia il modo di costruire il territorio. L'architettura non è l'oggetto. L'architettura non è il volume, ma è un oggetto, un volume, uno spazio che dialoga col contesto. Se ci fosse un termometro in grado di misurare la qualità del fatto architettonico, io credo che questo dovrebbe misurare l'intensità del rapporto che il nuovo manufatto riesce a stabilire col proprio territorio. Con più c'è intensità, con più c'è dialogo, con più c'è qualità del fatto architettonico stesso. Con meno c'è questa intensità, con più tutto diventa omogeneo, tutto diventa indifferente al contesto stesso. Quindi questa carrellata mostrerà come, di fronte ai differenti temi dati, molto diversi tra di loro, il contesto, la storia, la memoria è entrata nel progetto stesso. Il primo progetto che voglio portare alla vostra attenzione è questo intervento sulla
pilota a Parma, quindi un intervento per un contesto pubblico, l'insieme della pilota che ancora negli anni 80 era nient'altro che un grande deposito di automobili, parcheggio su uno sterrato attorno a questo straordinario monumento della pilota. Chiamato dal comune, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire qual è il senso di questo intervento e poi di trovare gli strumenti che fossero in grado di alimentare, di dar forza a questa interpretazione che noi avevamo dato. Noi abbiamo interpretato due momenti costitutivi di questo spazio al centro della città. Uno è il carattere di non finito di questo insieme. Questo insieme è sempre stato monco negli ultimi decenni proprio perché vi erano altri elementi che lo costituivano, l'ex palazzo della provincia che era il palazzo di Maria Luigia, la vecchia chiesa di San Pietro Martire. E quindi noi abbiamo detto no, oggi dopo questa storia centenaria il fascino di questo insieme è dato dal suo carattere proprio di non finito. Per leggere questo abbiamo fatto un progetto di un tappeto verde che vedete steso come se fosse un piano di biliardo orizzontale, in modo da leggere tutti gli elementi plastici dell'intorno. E poi qualche elemento in più. Questo elemento piano aveva bisogno di un contorno, perché la città ai lati, la via Garibaldi e gli intorni, dovevano comunque funzionare come città e non come spazio vuoto. Abbiamo tracciato un filo d'acqua che scorre sul perimetro con una canaletta di 15 cm che definisce lo spazio interno rispetto allo spazio esterno. Poi là dove c'era la vecchia chiesa di San Pietro Martire, una chiesa cinquecentesca andata distrutta nel tempo, era il punto più difficile, come mostrare che lì c'era un qualcosa, una chiesa, un volume che completava il braccio della pilota, ma che oggi non c'è più. E allora abbiamo inventato questa operazione virtuale di segnare un qualcosa che non è più presente, e l'abbiamo segnato con un perimetro a terra. Là dove c'erano le colonne della chiesa abbiamo messo degli alberi e sulla superficie abbiamo steso una vasca d'acqua in modo da indicare che lì non si poteva passare perché lì c'era un volume costruito. Poi abbiamo lasciato tutto il resto così com'era, semplicemente con qualche ritocco, e quindi con una costruzione fuori terra esattamente a zero. Non abbiamo costruito assolutamente niente. E questo però ha fatto sì che questo insieme acquisisse un fascino particolare. Oggi è il luogo d'incontro dei giovani, là dove è più intensa la suggestione della memoria storica di questo luogo, che ritorna come un vuoto a caratterizzare il centro della città stessa. Qui vedete alcune immagini, non voglio entrare nei dettagli, ma capirete che ad esempio questa, come chiesa di San Pietro Martire, è in realtà un grande vuoto d'acqua con una panchina che ne disegna il perimetro, che diventa zona di sosta e che segna una memoria scomparsa che però dava un significato diverso all'insieme, alla corte della pilota stessa. Un secondo progetto sul quale sto ancora lavorando è a Modena, su questo tessuto edilizio, forse uno dei più belli del mondo come centro storico. Vedete l'integrità del tessuto della città medievale, del tessuto 8 e 900 dell'intorno. Anche in questo caso l'amministrazione mi ha chiamato per il riordino di alcune piazze, sono tre piazze di cui noi abbiamo fatto il progetto,
e che qui vedete schematizzate, ma di cui ve ne parlerò solo una, che è la piazza Matteotti, la più rovinata, la più distrutta, in quanto il tessuto medievale che intravedete là dove c'è la zona rossa è stato completamente demolito negli anni 50 per far fronte a questo spazio, diciamo così, post-fascista, se volete, con questa edificazione a carattere volumetrico importante, monumentale, là dove invece insisteva un tessuto e una scala ridotta della città. Noi abbiamo fatto un progetto che tenta, da un lato, di ridare i segni di questi isolati con dei passaggi, e nella parte verso la strada principale, la via Emilia, che collega trasversalmente la città, di disegnare una piazza, un vuoto, con questi segnali che indicano i vecchi isolati, ma che di fatto, ridisegnano un perimetro come traccia al suolo, con un leggero dislivello là dove c'è una lunga fontana, e quindi abbiamo segnato il cambiamento orografico, il cambiamento di quota fra l'edificazione degli anni 50, per noi un fuori scala, e invece l'elemento che collega le due chiese con questa nuova pavimentazione. Un progetto ancora in discussione, e onestamente non so esattamente se poi andrà in porto. Il Marta Roveretto, vedete la città storica sulla destra, il Corso Bettini, che è questo viale seicentesco che sui bordi della collina portava da Roveretto a Trento, e l'indicazione di questo spazio che c'è stata data dal comune e dalla provincia per la costruzione del Marti. La cosa curiosa è che quando noi siamo stati chiamati per fare il progetto, dico noi perché è un progetto che è stato firmato anche dall'ingegner Giulio Andreolli, che poi ha seguito i lavori sul posto, una cosa che mi ha subito colpito è che questo viale risultava già completo nella sua identità e nella sua immagine seicentesca, per cui, al contrario di quanto invece prevedeva l'amministrazione, che ci indicava questo luogo come possibile testata per costruire il museo in questo settore, questa possibilità è stata da noi esclusa, e abbiamo detto, invece di costruire sul fronte stradale, che era quello che volevano un po' i politici, viviamo in seconda fila, nella parte retrostante. Questo sembrava una rinuncia al confronto invece col viale seicentesco, ma che di fatto poi invece è stata vincente perché i due palazzi, l'uno chiamato Palazzo del Grano o Palazzo Annone e l'altro Palazzo Alberti, di fatto fanno la porta d'ingresso al nuovo museo. In questo schema planimetrico del piano terra si vede come sia il vuoto in realtà che noi abbiamo disegnato come vicolo che entra là dove c'è la piazza. I due palazzi sono rimasti integri, abbiamo unicamente elevato un muro di un piano che collegava i due palazzi, e abbiamo acquisito tutta una nuova libertà espressiva sul fondo per fare un museo che corrisponde veramente alle esigenze contemporanee. Quindi anche in questo caso abbiamo un po' rovesciato l'idea del volume pieno, abbiamo disegnato il vuoto, abbiamo disegnato questo vicolo che entra, si passa oltre i due palazzi esistenti e si entra poi definitivamente nella grande piazza centrale, che diventa il cuore stesso. Invece di avere un rapporto col volume, il visitatore entra nel volume stesso, si trova nel ventre del nuovo museo senza dover
stabilire dei rapporti fra i volumi pieni, necessariamente di un'altra scala, di un'altra tecnica, di un'altra espressione, e il contesto del paesaggio circostante. La ristrutturazione della scala Milano, dunque, sono tutti dei leitmotiv che presentano del nuovo all'interno di una struttura preesistente. Qui vedete il tessuto medievale alla fine del Settecento, con il grande tessuto compatto oltre il Duomo, dove nel 1776 il Piermarini, dopo che il vecchio teatro dentro il Palazzo Regio è stato distrutto da un incendio, ha costruito la nuova scala, il nuovo teatro, che poi ha preso preso il nome di Teatro della Scala, perché per costruire questo teatro è stata Piermarini demolisce questa chiesa trecentesca, una bella chiesa a tre navate con in muratura di cotto, e l'aristocrazia da un lato e la borghesia dall'altro milanese fanno questa scelta chiaroveggente nel luogo dell'immaginario collettivo che è rappresentato dal teatro, deve restare nel cuore della città, e sacrificano questa chiesa. Da lì il nome poi del Teatro alla Scala, perché questa era la chiesa di Santa Maria alla Scala. Piermarini costruisce un teatro che oggi avrebbe fatto gridare all'orrore, allo scandalo. Guardate questa immagine, questa stampa del nuovo teatro per Piermarini rispetto all'edilizia dell'intorno, là dove oggi sulla destra vi è la via Manzoni, vi erano degli edifici di 2-3 piani molto modesti, vi era l'intorno del vecchio teatro di Santa Maria, del convento di Santa Maria alla Scala, e quindi ha questa forza di inserire un volume puro su 6 ordini di palchi, quindi nell'interno dell'isolato, per dar forza a questo televisore del Settecento che era il teatro. Qui vedete, vi era ancora la cortina muraria dell'attuale via Manzoni, che chiudeva e che dava ancora più, esaltava ancora di più il contrasto tra la dimensione domestica e la dimensione monumentale dell'edificio stesso. Qui vediamo addirittura una fotografia, perché la cortina che chiudeva la via Manzoni, il borgo di fronte alla Scala, vedete la galleria delle carrozze che usciva addirittura sul piano di calpestio della strada, questa cortina stradale è stata demolita solo nel 1858. Quindi pensate voi, tutti anche l'equivoco delle discussioni sull'architettura neoclassica che deve essere vista nei volumi puri, da lontano, dall'attuale Palazzo Marino e dalla Scala, quando era stata fatta, questa era la condizione reale. Questa era la piazza della Scala allora, prima ancora della costruzione del Palazzo Marino. Vedete già sulla destra il portale della Galleria Vittorio Emanuele, altre immagini fino al 2002, quando io ho trovato questa condizione che era spaventosa, sopra il livello di gronda, con la sola legge di costruire e di far viaggiare, far funzionare il teatro, si sono chiusi i vecchi cortili e si sono costruiti, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5 livelli, con la sola legge che non si vedevano dalla strada. Ma questa era la condizione che noi abbiamo trovato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'operazione molto semplice. Abbiamo detto: teniamo quello che è buono, che è il nero, quindi il fronte su Via Verdi, il teatro del Piermarini, la parte ottocentesca e lungo via Drammatici, del primario Casinò. Abbiamo svuotato tutta la parte blu
che era stata via via riempita all'interno, e abbiamo recuperato dei nuovi volumi nella parte del palcoscenico con la nuova torre scenica che scende 18 metri e sale 38 metri, le sale di ripetizione nella parte retrostante, con una legge molto semplice che tutto quanto stava dal filo di Gronda verso il basso, verso la città, doveva essere oggetto di un restauro conservativo, che è stato poi seguito da Elisabetta Fabbri, mentre io mi sono occupato della parte nuova, della parte retrostante, dove dal filo di Gronda in alto il linguaggio, e questa è stata la grande anche scelta coraggiosa della sovrintendenza, il linguaggio doveva essere un linguaggio del nostro tempo, contemporaneo. In un certo senso abbiamo con questo progetto legittimato la presenza di un linguaggio contemporaneo all'interno della grande stratificazione della città storica. La città storica veniva rispettata da un lato, ma nella sua stratificazione, la sua moltiplicazione dei bisogni verso l'alto, poteva avere un linguaggio contemporaneo. Una chiesa a Torino, chiesa che si chiama del Santo Volto, là dove vi erano le vecchie acciaierie della FIAT. Allora abbiamo fatto un progetto, le acciaierie della FIAT era tutto questo isolato di quasi 400 metri, noi avevamo la parte della testata su Piazza Piero della Francesca, abbiamo fatto la parte dei servizi degli uffici della Curia Metropolitana e della Parrocchia sulla strada Val della Torre che vedete in alto, e abbiamo disegnato invece una chiesa pianta centrale in modo da proiettarla sui 360 gradi là dove c'era l'angolo urbano. Abbiamo tenuto la vecchia ciminiera della chiesa, della fabbrica, come segno di una cultura operaia, gli abbiamo dato una spirale di acciaio che si muove leggermente col vento, e la sera diventa una presenza di luce, quindi avevamo virtualmente un campanile già fatto. La chiesa in sé è fatta, come vedete, da 8 torri, qui ve la vediamo in una fotografia dalla sommità della ciminiera, 7 torri, scuso, 8 perché in un primo tempo dovevano essere 8, e poi abbiamo invece optato per questa forma molto misteriosa, affascinante, di un eptagono, 7 lati che offrono 7 cappelle ai lati e danno la possibilità, nel momento in cui si entra, di avere un'abside, 3 cappelle da una parte, 3 cappelle dall'altra e l'abside finale. Qui vedete l'immagine dell'interno, le 7 cappelle diventano 7 lanterne di luce che portano la luce all'interno, che naturalmente varia in funzione del ciclo solare. E qui un esercizio, un aneddoto abbastanza interessante. Quando è stata finita la chiesa mi è stato chiesto di dare un'immagine iconica, perché la gente in mezzo a tutte queste forme astratte aveva bisogno di un'immagine figurativa. Allora io ho scelto questa immagine, che è l'immagine famosa della fotografia della sindone in negativo, che ho visto nella casa del cardinale, mi è stata data, l'ho trasformata in pixel bianchi e neri, e questi pixel bianco e nero, io non sono un pittore, sono un muratore, per cui ho fatto un muro, questo è un vero muro, dove vi sono le parti verticali del muro che prendono la luce e quindi diventano luminose, quelle leggermente inclinate, dato che c'è una luce zenitale, appaiono in ombra. Da lontano c'è questo volto misterioso che
non è un disegno, ma è una muratura, per cui vi è anche questa suggestione che entrando da lontano si intravede questa figura, poi man mano che ci si avvicina questa figura scompare perché diventano dei tasselli di questa muratura. Una fontana non semplice, là dove c'era una loggia contro la vecchia chiesa, che qui vediamo in forme diverse, è stata demolita durante la guerra e sono stato chiamato per rifare, questo era il vecchio municipio che era stato addossato alla chiesa là dove c'era questa loggia cinquecentesca, restavano ancora unicamente la grande scalinata che portava al municipio e io ho ricostruito, vedete qui in diversi monumenti storici, ho praticamente ricostruito questa presenza della loggia trasformandola in una fontana. Questa è la pianta, questa è la realtà, abbiamo tenuto la chiesa retrostante, abbiamo tenuto il sistema delle scale già esistenti e invece di un pieno abbiamo disegnato questo vuoto che si può percorrere tutto attorno con un piano d'acqua. A Sesto San Giovanni una trasformazione recente, che è appena stata ultimata, là dove c'era la vecchia fabbrica della Campari. La vecchia fabbrica della Campari, come vedete qui, praticamente interessava l'intero isolato, con un parco, la casa del signor Campari, la palazzina antistante lungo la strada principale che era via Gramsci, la palazzina degli uffici e poi tutto attorno era cresciuta la fabbrica. La fabbrica è stata spostata altrove e quindi il tema era quello di un risanamento, non di un edificio, un riuso, ma dell'intero isolato all'interno della città. Noi abbiamo fatto questo progetto potenziando sul lato sinistro il parco, mantenendo la villa ex Campari, abbiamo mantenuto la palazzina degli uffici che vedete sul fronte stradale come segno di questa presenza della vecchia fabbrica e attorno li abbiamo costruito in maniera un po' alla De Pero, se volete, questi uffici su più piani, accettando i vincoli e l'opportunità di una grande densità urbana che io ritengo giusto all'interno della nostra città per non andare fuori a fare altri volumi, di avere questa densità all'interno della città stessa. Sul fondo l'immagine di una delle torri residenziali che compensano la volumetria data dal piano che qui vediamo sotto un altro aspetto. Anche qui la storia è presente addirittura in termini fisici con questo edificio della palazzina e attorno abbiamo fatto questa nuova urbanizzazione. Ho detto 20 minuti, siamo all'ultimo progetto, Treviso, anche in questo caso la città sulla destra, un'area dismessa che è una vecchia fabbrica della Piani, da 15 anni stiamo lavorando, adesso siamo arrivati veramente alla fine, abbiamo ricostruito una nuova cittadella, la cittadella delle istituzioni si chiama, perché vi sono all'interno di questa cittadella, è una fondazione della Casamarca non profit che fa questa operazione, la questura, la camera di commercio, la prefettura, tutta una serie di attività pubbliche attorno alla grande piazza. Noi abbiamo disegnato un piano interrato con 2000 posti auto, una cittadella vera e propria che qui intravedete, questa è una delle porte d'entrata, e il perimetro attorno e questa piazza dove sul fronte alto che intravedete vi sono questi palazzi istituzionali, sui due fianchi invece dei palazzi privati con degli uffici che si affacciano sulla piazza
e delle residenze nelle parti retrostanti, quindi un mix tra il pubblico e il privato, un grande rosetto con l'idea di reintrodurre i profumi all'interno della città e tutta una serie di attività commerciali attorno, con una grande fontana sul retro e una piccola cappella che vedete sul fondo dell'immagine. C'è una parte vegetale con questi alberi, una parte che ho detto sull'altro fronte dove vediamo il rosetto, una piccola cappella devotiva all'interno di questo grande insediamento. Ecco, io con questo progetto mi fermo qui perché sono tutti esempi europei. Nell'arco delle altre diapositive, come vedete, andremo a parlare della città americana dove vi sono altri problemi, vi è meno complessità rispetto alla stratificazione della città europea. Adesso tocca. Grazie.